Un'esperienza, una bella esperienza, che mostri in genere poi sei a contatto col pubblico, con la gente. La location è invidiabile perché penso che è il posto migliore, forse uno dei migliori di Viterbo, quindi decisamente positiva da tutti i punti di vista. Tu poi sei un veterano, no? La mostra hai Veterano fatto? no, nel senso che ho No. cominciato nel 2007 la prima personale a San Anselmi, a parte che la pittura è la passione di una vita, quindi ho cominciato da sempre, da bambino, da ragazzo, però non esponevo, non ho mai esposto fino al 2007, quando mi sono messo in buzzo buono. Ho detto prima che mi invecchio, voglio cominciare a fare delle mostre, perché tutti quelli che mi conoscevano sapevano della mia passione, del mio talentaccio innato, perché non ho fatto scuole d'arte, insomma sono un autodidatta completo. E senti, ti hanno incoraggiato? No, Famiglia e amici no, eh? assolutamente no. Quindi solo la tua testa d'argento. Sì, beh, no, Pensavano vabbè, che la non testa d'argine è potessero quando ti piace una cosa la fai. Magari con periodi molto lunghi di inattività, di fermo, durante l'università per esempio ho fatto pochissimo. E poi dopo, diciamo a partire dai 40 in poi, ho cominciato a riprendere contatto con me. Sai, succede come con la bicicletta, no? Che non la porti da una vita, ci monti sopra e vai. Cioè, nonostante fossero tantissimi anni che non toccavo pennello, nel momento in cui mi sono rimesso a dipingere, a disegnare, la cosa è partita. Che E poi quindi preferisci? 2007, poi il personale, poi nel corso degli anni, insomma, diverse associazioni culturali tipo la Juna di Vignanello, il movimento arcaista negli ultimi tempi di Tarquinia, voi, la via Io ti ho degli conosciuto artisti, la Via degli Artisti di sì. qualche anno E fa. beh, lo stimolo di Giulio della Rocca è stato importante, con Giulio siamo stati compagni di liceo, diciamo lui è uno che insomma ti spinge, poi io sono un pigro, ho bisogno di stimolo, ho bisogno di qualcuno che mi tira un po' per la giacca, o quantomeno mi stimola, Senti, insomma. dal 2007 a oggi, che cosa è cambiato nella tua vita? Ma oddio, alcune cose, diciamo, forse non molto, nel senso, alcune ho provato a fare, provato, cercato diverse soluzioni, però di fondo quello che faccio è un po' lo stesso percorso, cioè. Sono legato al tempo, alla dimensione del tempo, nel senso che si tratti di un paesaggio, o si tratti di una veduta dall'interno, o si tratti di un muro screpolato, perché ci sono una serie di lavori che ho fatto negli ultimi anni che sono diciamo l'effetto di un dipinto, di un affresco screpolato sul muro. Quindi riproduco le crepe nel dipinto come se fosse qualcosa che si sta distaccando da una parete. Perché ti affascina? Perché la dimensione del tempo è qualcosa che ti dà la misura della vita. È un caso che tu hai ripreso a dipingere dopo i 40? Non nulla è casuale. Nulla è casuale. Molto casuale. Sì, quello del tempo è un fattore che sento, insomma, inevitabilmente, poi negli ultimi anni per vicende familiari si è completamente accentuato normale. Però è un qualcosa che cerco sempre. E poi l'altro leitmotiv è l'arte, cioè il tempo e l'arte, e mi piace dipingere, prendendo stimoli dalla storia dell'arte. Perché poi che sia pittura metafisica, che sia, per esempio negli ultimi anni con questo effetto screpolato sul muro, ho ripreso delle icone famose tipo il Guido Riccio di Simone Martini, oppure ho rifatto Anche alcune. arte della zona, sei Sì, molto c'è contattato con questo tema. sì, il paesaggio locale c'è, viene trasformato in maniera metafisica o surreale, però c'è la citazione che si dà da pittura metafisica, da Chigli in particolare, e alcuni quadri sono rivisitazioni, Questi oppure. che abbiamo qui. Allora, forse questo dalle spalle è quello che non c'entra nulla, però no, nel senso, no, c'è qualcosa. Per esempio, la veduta della città medievale è ripresa parzialmente da Giotto. Allora, in tutti i quadri che faccio c'è sempre un riferimento, se non diretto,
quantomeno una suggestione, un'ispirazione tratta dalla storia dell'arte o da icone che sono poi sempre di un certo periodo, no? Prima parlare di Suona Martini, beh, sì, diciamo, medioevo, rinascimento, tanto medioevo, sì, la metafisica, nella, la metafisica nella, da poi la il vedutismo del Settecento, Gianni Paolo Panini è uno dei miei preferiti, ci sono, ecco, questo creare capricci sul paesaggio, rovine immaginarie, le rovine, a parte l'ispirazione da Bruegel, riprendono anche da questi giochi di capricci di Panini, quindi nel Settecento è un altro periodo straordinario, insomma, di grandi visionari. Sì. E alla fine, insomma, la visione è un posto molto diverso tra loro, il Settecento. Sì, 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 ma infatti era una. Poi a proposito di icone locali, diciamo, so, il prossimo in cantiere sarà qualcosa sulla Bella Galliana. Sono entrato un po' in fissa su un soggetto ispirato alla Bella Galliana. Ma hai già iniziato? Un posto di disegno, sì, c'è. E poi te lo posso mostrare anche in anteprima sul cellulare, insomma, l'ho fatto proprio questi giorni. E l'idea è provare anche tecniche magari diverse. Tu che tecniche utilizzi? Allora, per me il classico è l'olio. Chiaramente l'olio, c'è l'uso talvolta anche dell'acrilico, però come base, poi sopra i dettagli e le letture le faccio sempre d'olio. E una cosa, diciamo, che mi affascina molto, vorrei provare a fare qualcosa con la ceramica. Non come, no, perché poi serve tutto un spazio e un tempo che è così. Sì. No, però mi piace, ecco, sperimentare cose prendendo spunto dalla storia dell'arte, da icone della storia dell'arte, che poi vengono, sono dei pretesti per lavorare, per fare cose. E quindi. Quindi sei soddisfatto? Sì, sono soddisfatto. Compatibilmente con gli impegni di lavoro, della scuola, insomma, familiari. Ecco, lì purtroppo l'unica cosa, il tempo è sempre, lo devi sempre conquistare in qualche modo, perché l'arte poi ti richiede solo tempo, ti richiede anche una dose di concentrazione, di calma, di tranquillità, spazi e una tua serenità. Quindi la richiede l'arte, però in un certo senso anche della dama. Sì, no, non indubbiamente, è un dare e un avere e un ricevere anche contemporaneamente. Però devi almeno per me, insomma, si deve creare un momento particolare di ispirazione, diciamo, e poi quando parto, nel senso che non comincio a lavorare su un quadro, su un'opera, la devo finire. Cioè, i maggiori familiari quando l'idea all'inizio non ti incoraggiavano, adesso sono contenti? No, ancora no. I miei di un tempo non ci sono più. C'è mia moglie che mi assiste, ogni tanto mi dà qualche suggerimento, però ecco, gli stimoli sono capitati progressivamente, ecco, al contatto soprattutto con movimenti culturali. Stessa vita degli artisti, stesso Giulio della Rocca, Massimo Stefano del movimento arcaista, a suo tempo Raul Bigarelli, pittore fondatore della Iuna di Vignanello. C'è gente che magari ha l'arte ti dà. Conosco la figlia, sì, no? Cristina. Che poi è la donna in inglese. Beh, lì lo stimolo grosso fu Eraldo, che era una persona straordinaria, non solo come artista già di un certo livello, ma anche proprio come uomo di vita, nel senso lui veniva dall'esperienza di lavori in Nigeria come tecnico dell'Eni, e i quadri trasmettono proprio la luce dell'Africa, e sono di una intensità emotiva straordinaria. Quindi, e lui, ecco, per esempio la partecipazione alla Biennale di Lecce del 2012, il quadro Punizioni ha partecipato, e ogni altro, insomma, l'incontro con lui era sempre in qualche modo un stimolo a fare. Bene, allora, prossimi programmi, oltre a questo lavoro sulla Bella Galliana, mostre, in previsione? Beh, per adesso, diciamo, questa è la quarta mostra in un anno. Non male. Diciamo, non tutte personali, questa è la seconda personale insieme a altre due collettive. Mm-hmm. Quindi per adesso un pochino di pausa e vorrei adesso produci sì. E poi c'è, sì,
c'è il bisogno di produrre qualcosa di nuovo, di proporre anche qualcosa di... Complimenti. Grazie.